L'avvenimento originale ed unico si è tenuto a Monte Roduni, in piazza Marconi, con un concerto celebrativo in cui allievi ed appassionati di musica hanno omaggiato il maestro Nicola Ansalik Samale in occasione dei suoi 80 anni. Prodigio della musica e compositore creativo, il maestro, ospite in provincia di Isernia, affianca Riccardo Muti tra gli ottantenni in piena attività. Dedicata al direttore d'orchestra, organizzata dal maestro fagottista Paolo Zampogna, ideatore, coordinatore e direttore artistico dell'intera manifestazione. Brani lirici di Mozart, Verdi e Puccini, cantati da eccellenti interpreti come Antonella Inno, Stefania Noviello e Vincenzo Sanso, diretti da Maria Rosaria Massaro, in arrangiamenti e riduzioni strumentali dello stesso Samale. Eccoci qua, buonasera, siamo nel regno, nel laboratorio musicale di lavoro del maestro Nicola Samale o Samale, mi dica maestro, qui si dice che fosse, che sia piano, non sdrucciolo, quindi Samale. Quindi Nicola Samale, parliamo di un monumento, un gigante vivente della musica, della musica, direttore d'orchestra, compositore... che ci ha dato questa possibilità di poter fare una chiacchierata con lui e capire alcune cose da profani e da ignoranti, perché maestro, il nostro pubblico di musica non capisce niente, però ascoltando chi sa di musica impariamo molte cose. Ma guardi che sono anch'io ignorante rispetto ad altri, quindi inevitabile, è una scala. Ignorante di qualcuno. Esattamente. Dove nasce il maestro Nicola Samà? Dunque, sono nato a Castelnuovo Istria. Io sono mezzo austro-ungarico e mezzo lucano. Mio padre era di Melfi, invece mia mamma e tutti quanti, diciamo questo ramo familiare, erano praticamente di Pola, di Fiume, di Trieste e austro-ungarici, decisamente. Io sono d'origine appunto per metà, si può dire forse austro-cecoslovacco, credo che ci siano delle derivazioni, ma non importa, uno è dove abita. Per carità, è vero, però comunque, quindi non si sente sloveno a questo punto? No, assolutamente no, lo slavo no, sicuramente austriaco sì. Ah, ho capito, sì. E quindi diciamo che in funzione di dove è nato ha subito, cioè ha vissuto la storia in prima persona, terra di confine, terra tra Oriente e Occidente. Naturalmente, e la mia formazione anche artistica è dipeso molto da, diciamo, questa eredità, diciamo, tedesca, filosofia, ma non illuminista, eh. Io non sono per niente illuminista. Lei è più legato al Sacro Romano Impero? Assolutamente. Quindi cattolico, sacro, apostolico romano, non prussiano e luterano. No, per niente. No, no. Quindi diciamo che la tradizione. Sì. E come è venuta la passione? Come ho cominciato a fare musica? Come mai si è trovato? Dunque, mio nonno, che ha abitato tanti anni a Salisburgo, era un violinista. Ah, ecco. Bravo anche, aveva fatto anche un bel complesso ad archi, ma era un artigiano, cioè non ci rendiamo conto dei tempi. Era un pasticcere, un maestro pasticcere molto bravo, e faceva la musica per diletto, però anche per professione. Aveva, nonno aveva, sarebbe il ramo lucano? No, il papà di mia mamma. Ah, ecco, quindi l'austro-ungarico. L'austro-ungarico, da lì ho preso... Che cognome faceva vostra madre? Ansalik. Ah. E ho preso questo nome per devozione a mia nonna, che è stata mia seconda madre, diciamo così. Lei suonava la cetra, appassionata di musica. Una volta sentimmo un'ouverture di Cimarosa con nonna, quella vecchia radio Telefunken che aveva, che bei ricordi. E a un certo punto finisce questa ouverture dal matrimonio segreto e lei mi dice: ciò, ti senti? Non sembra Mozart questo. Era una persona colta, erano persone colte. Io poi l'illuminazione, cioè una donna di casa, una donna di casa poi esemplare, pulitissima, è piena di voglia, di ordine, di tutto, potesse dire: ciò ti ha sentito? E sembra Mozart, sembra. È interessante. Bisogna capire adesso se
se Mozart ha copiato da Cimarosa o viceversa. No, Mozart ha copiato da Cimarosa. Non credo proprio. E certo, no? Ah, quindi andiamo per gradi. Quindi avevate questo nonno che è appassionato di musica, che da maestro pasticcere si inventa questa orchestra di arte. Orchestra, poi a Salisburgo, poi incontrò, poi la storia della mia famiglia, incontrò il console negli anni 20, negli anni 30, dice che era di Pola come lui. C'era ancora il Sacro Roma, c'era ancora l'Impero Austro-Ungarico. No, era passato il 18, era già passato. Già, è già finito, giusto. E mi disse: Enrico, ma che stai a fare a Salisburgo? Ma ciò, Ostrega, torna in Italia, che i treni arrivano puntuali, che sei un grande uomo, e Mussolini, cioè, no, ma io sono socialista, no! Infatti mio nonno poi è diventato un fascista fervente, è andato a Bologna. Ah, beh, pur Mussolini divenne da socialista a fascista. Venne a Bologna a lavorare con una grande pasticceria Zanarini, me la ricordo ancora, di Bologna, storica, e continuavo poi anche a suonare il violino. Una volta venne a casa, mi ricordo, avevo 9-10 anni. Quindi vi siete trasferiti con tutta la famiglia? Sì, eravamo a Bologna. Quindi vostro padre e vostro nonno voi andate. Mio padre, il ramo paterno, il suo padre, il nonno Antonino, Antonino Samale, era direttore didattico. La mamma, Attilia Materassi, era professoressa di filosofia. Quindi il ramo estremamente colto e da parte di quindi padre. Voi la mattina mangiavate cornetti e cultura ogni giorno, a dove si girava era cultura. Il ramo artistico viene dalla mamma. Infatti io abituato al violino di mio padre, perché anche mio padre suonava il violino, mia madre era una pianista eccellente, mio padre suonicchiava il violino, mi faceva sentire, senti Corelli, me lo ricordo ancora, Tita, suonava sto Corelli, mi dico beh, bello. Ci viene a trovare mio nonno e non l'avevo mai sentito suonare. In braccio il violino. Viene a suonare il vostro nonno? Sì, a casa, ci viene a trovare a stavate casa. A Bologna. A Bologna. Ci viene a trovare a casa e accompagnato da mamma suona alcuni pezzi. Io sono rimasto... Folgorato. Ma è questo il violino. Una cavata, una cosa impressionante. Mamma mia, che bello. Mi sono venute le lacrime agli occhi, ho pensato, io farò il musicista, devo fare il musicista. Conobbi un maestro di banda lì, che faceva poverino, era un esule. Ma che anni parliamo adesso? Il 51-52. Quindi già quindi erano da anni che stavate a Bologna, la vostra famiglia, seguendo 5-6 anni. Il mito di Mussolini, il mito tra virgolette. 5-6 anni. In maniera ironica lo sto dicendo. Sì, vabbè. Era un mito anche quello. E allora che cosa è successo? C'era questo maestro di banda che si chiamava Eupremio Dell'Anna, era una bravissima Bologna. Persona che stava a Bologna al confino, tra virgolette, perché lavorava all'anagrafe, si sentiva malissimo, spaesato, lontano da Lecce, era un martire, però aprì una scuola di musica. E io andai a sentire, poi io andai in conservatorio, insomma sono partito così. Ah, conservatorio ha fatto a Bologna? Ho fatto 2 mesi a Bologna, poi papà si è trasferito a Roma. Ha fatto a Roma? Sì, l'ho fatto a Roma, Santa Cecilia. A Santa Cecilia. Sì, sì, sì. È una storia strana la mia, avventurosa. Ma una storia di classe, di grandi artisti comunque. E poi io in che cosa si è diplomato? Allora, dunque, il problema era questo. Io avevo cominciato a studiare un po' il pianoforte, abbastanza di malavoglia, poi l'età un po' strana, 12-13 anni così, e suonicchiavo il flauto. Mi sono chiesto, ho voluto entrare in conservatorio e, stranamente, dato che avevo già 18 anni, perché mio padre non ha voluto, che voleva che facessi il liceo, mi ha fatto perdere un tempo prezioso, mi sono trovato a 18 anni a fare l'esame di ammissione al conservatorio. E mi hanno preso col flauto, già avanzato, perché avevo un certo bernocchio. Il pianoforte, 18 anni, non mi hanno preso, che peccato, tutto sommato. Potevo prendere un bel diploma, però poi mi sono preso 4 diplomi. Quali sono questi diplomi? Flauto, ovviamente, per primo. Ero bravissimo, Diciamo, chi mi ha conosciuto era. Poi composizione, direzione d'orchestra e strumentazione per banda. Quindi ho una formazione globale. Poi ho vinto concorsi di direzione. Io non volevo fare direttore, volevo fare il compositore, diversa la cosa. Però ho vinto concorsi per direttore, ho cominciato a fare carriera, ho cominciato a dirigere a destra manca. Dirigevo di tutto e di più, addirittura mi chiamò Morricone a dirigere i suoi film. Ne ho diretti diversi.
Ah, quindi voi avete lavorato per Morricone? Sì, prima lo suonavo come flautista. Infatti, io penso di essere il flautista più eseguito d'Europa. Perché io sono l'autore di quel passaggio. Tarida, è quello del film di Morricone. Quale? E mira il bello, il brutto e il cattivo. Tarida, Ah, rorirote. Sono io che suono. ecco. Sì. E quindi voi avete incrociato le vostre vicende anche con Severino Gazzelloni. Come no? Sì, bravissima persona. Di Rocca Secca, un altro talentuoso, Sì, che era di lavoro anche lui, eh? assolutamente, sì. È così la mia vita, è così. Beh, come compositore, quindi, come si... Come E come... compositore ho cominciato tardi perché c'era un motivo tragico, lo definisco Sì, poi tragico. torniamo al discorso del direttore d'orchestra, però Dunque, il facciamo... discorso tragico è che negli anni 50-60 infuriava l'avanguardia, portata avanti dai soliti comunisti. Che ancora siamo, la stiamo subendo. Io, sì, naturalmente, io che poi provengo da una famiglia incredibilmente comunista, perché mio padre è intellettuale comunista, mia madre lo seguiva a ruota, è incredibile, disprezzava mio nonno perché era un fascista, però adesso lasciamo stare gli Intanto svolti voi politici. siete cattolico, quindi non vi riguarda né il fascismo né il comunismo. Ma però, L'influenza se l'avete. vedi, sentirsi dire nel 56, io avevo 15 anni nel 56, sono nato nel 41, nel 56 ci fu il sollevamento ungherese, no? Sentirmi raccontare a casa che in Ungheria era scoppiata una rivoluzione fascista e la caritatevole Unione Sovietica è venuta con i carri armati per Che aiutarli. paradosso. Ma queste sono balle, queste sono balle. Io rileggo Solženicyn, grande scrittore russo, dissidente, che dice chiaramente che i comunisti sono maestri in un'unica cosa, della menzogna. La menzogna istituzionalizzata. E aveva ragione. Io tuttora trovo queste menzogne orrende in giro. Il problema è che loro sanno fare anche un'altra cosa bene, la guerra. La guerra non è, nella guerra sono numeri uno, non ne perdono una. In questo bisogna dirglielo, purtroppo è così. Purtroppo. E così poi, piano piano, come compositore ho cominciato a scrivere musiche da film. Che film ha? E ne ho fatti diversi, Fiocco Nero per Deborah, Ah! Prigioni di Donne, sì, l'avrà sentito, l'ha visto, Sì! sì. E poi Bim Bum Bam, diverse cose ho Ha scritto. fatto composizione, quindi ha fatto colonne Poi sonore. sì, poi per la televisione ho fatto un lavoro di cui sono molto orgoglioso, la musica per le affinità elettive di Goethe. Questo, il regista Bonanni era d'amico, morì. E cominciò tutto con uno scherzo. Mi telefonò: senta, mi deve fare una cortesia, mi ha dato il suo numero un amico, mi deve fare una consulenza. Io sto scrivendo un film, sto lavorando su un film, scrivendo la sceneggiatura, e ho bisogno della musica di Schoenberg. Lei mi dovrebbe scegliere i brani apposta. Dico sì, va bene, benissimo. Io ho scelto i brani e poi è venuto a casa, poi senti, diamoci del tu. Non facciamo più cerimonie. Ti faccio una proposta. Perché non le scrivi tu le musiche nello stile di Schoenberg? Così evitiamo anche cose da diritti d'autore, storie, titita, tata. E così ho cominciato. E ho scritto questa bellissima serie di musiche per le affinità elettive di Goethe, ho fatto 4-5 puntate. C'ho ancora i dischi, c'ho i dischi, i nastri, ancora. È bella musica. E lì ho cominciato imitando Schoenberg all'acqua di rose, alla mia maniera. No, ma io sono un tipo soft, non sono l'unghie del leone, non ce l'ho, non sono Beethoven, sono diverso. Ognuno è se stesso, no? E vabbè, E la musica romantica, quello è io il sono soft. romanticismo azzanna, però alla fine gli artigli diventano di là, di burro. Esatto. È come se fosse musica con mondico delle bestialità. Quando un romanticismo è come se mette il Viagra, no? Gli artigli affondano e poi si squagliano come il burro, o mi sbaglio? Sì, ma dipende poi da chi e da come. Comunque, lì Non è che ti eleva. da questa esperienza, diciamo, costruttiva, poi ho avuto una folgorazione, un'altra folgorazione. La mia vita è fatta di folgorazioni sulla via di Damasco, solo che non ho visto Cristo. Ho sentito una musica stupenda per radio. Ma Cristo ha visto voi, però ha scelto voi, però.
E una musica meravigliosa su una vecchia radio, che prendevo tutte le stazioni estere, e questa musica meravigliosa era scritta da un autore cattolico integrale, Tradizionalista. tradizionalista, che poi non è né romantico né classico, è lui, è Anton Bruckner, è un musicista molto importante, ha scritto 9 sinfonie bellissime. Io in quel caso sentii l'ottava e mi ha folgorato, niente, questo è il mio autore. Ho cominciato a studiarlo, a fare così. Poi mi trovai di fronte a un critico francese, Paul Gilbert Langevin, un bravissimo musicista, musicologo e critico, che mi disse: perché non finisci la nona che è incompiuta, la nona di Bruckner? Io dico: ma avrai mai? No, è diverso, pardon, non è proprio così. Comprai il libro suo, su Anton Bruckner, un bel libro alto così. Ma di che nazionalità era? No, Langevin, francese. Anton Anton Bruck. Bruckner, austriaco. Austriaco, Sacro Io Romano sono Impero. ignorante, maestro, quindi no. Sacro Romano Impero, è nato a Linz, è una persona che non ha toccato una donna in tutta la sua vita. Vabbè, Perché questo non so se può essere una virtù. credeva nel matrimonio santificato, non ha trovato la È donna come che voleva. sacramento, non ha trovato la sua donna e allora sì. Mica sono storie queste qua, sono storie, è una cosa vera. Si fidanzò con una infermiera che si chiamava Ida Boots, ancora mi ricordo, protestante. Non si volle niente, non ci fu nulla da fare. Ma il tipo era così, tipo straordinario, ossequioso verso i superiori, una persona leale, una persona Cattolico, amabile, sto. un Cattolico, cattolico. apostolico, romano. Cosa? Lei si veda, si trovi il personaggio, se lo Mo' trovi sono su curioso. internet. È un personaggio. La sua musica non è romantica, non è classica, non è moderna. È, come dice Furtwängler, che è stato un grande direttore, è una musica che è un masso erratico piombato sulla terra. Musica di altri pianeti, che è rimasto così. È un grande autore. Io così, allora, lessi questo libro di Langevin, che dice: chi avrà il coraggio mai di fare il finale? Io ho scritto un grosso abbozzo, ero a Parigi con un'orchestra da camera in quel tempo, suono alla porta: bonjour, ho avuto il coraggio. Poi parlavo poi di ma lei chi è? Ho letto il suo libro, voilà. Questo è il finale. Si è messa a piangere dalla Ma commozione. se c'è, si può ascoltare questo finale? Sì, come Dove no? lo trovo? E farò a Sessa una conferenza su questo argomento. Ma comunque lo trova su internet. Poi mi dici Diretta la. da Sir, come si chiama? Rattle, Simon Rattle. Bello, con la Filarmonica di Berlino. Io ero presente. Sono andato a sentire. Quindi la vostra. Voi avete chiuso un cerchio di un Sì, grandissimo sì, sì, sì. compositore. È molto importante, bisogna capire E poi. tanti hanno detto, ma c'era bisogno di compiere una sinfonia che in 3 movimenti, il primo, lo scherzo, l'adagio, è in sé compiuta. Ma dicono, chi ha detto in sé che è compiuta? Ha lasciato un finale, lui poverino, è morto in un pomeriggio, in un triste pomeriggio di ottobre, lasciando ancora la penna sulla partitura, non è riuscito a finirla. Non riuscire a finire. E ci voleva, ma ci sono delle cose, diciamo, musicali che pretendono l'esistenza di questo finale, perché lui aveva una tecnica particolare come sinfonista. Il finale doveva rispecchiare in senso positivo tutti gli enigmi posti dai tempi precedenti. Non so se mi spiego. C'è un vero e proprio finale. Cioè, lui, faccio un piccolo esempio. Mi metto prima c'è un gran corale che finisce, termina l'adagio e suona così, molto desolato. Molto, lui lo faceva sentire agli allievi, cioè, vedete, questo è l'addio alla vita. Va bene,
si può capire, lo capisce che è una cosa molto desolata, molto triste, no? Poi si è trasfigurato in un gigantesco corale nel finale. La Divina Provvidenza verso il trascendente. Che suona così. Quindi la fine della vita del re ne mani in sé la vera certo, vita. Ma questo è evidente, evidentissimo questo. E quindi io ho risuscitato questo movimento che non si era mai sentito e adesso molti direttori d'orchestra eseguono questa sinfonia nella sua veste, diciamo, legittima, cioè in quattro movimenti. Ma mi dica una cosa, ma cioè, che c'è, Nicola Samale oppure c'è Bruckner? No, lui ha lasciato un bel corpo di ho capito, di però nella parte finale come... Bravo, sì. Come può, non è, cioè... Allora, la parte proprio finale era un enigma. Era un enigma. Si trattava di comporre ex novo, a parte aggiustare un po' tutto, perché è un movimento 700 battute, sono, è poderoso. Si trattava di aggiustare qua e là qualche foglio mancante, perché purtroppo i cacciatori di autografi hanno fatto un disastro. Quando lui è morto, la sua cameriera è uscita in giardino. Lui abitava al Belvedere, lì a Vienna. Perché l'imperatore gli ha dato l'accesso al Belvedere che non poteva salire le scale. Che epoca era? È nel 96, 896. Ah, quindi fine secolo. Sì. E lui, poverino, abitava lì. Insomma, è morto. E la cameriera ha aperto la porta. È morto il maestro, è morto il maestro. Arrivavano tutti, ma ha lasciato la porta aperta. Quindi sono arrivati, hanno arraffato pagine i cacciatori di autografi di origine. Una cosa schifosa. Che comune a parecchie cose. Nell'arte questi saccheggi non sono comuni. Tremenda sta cosa. Non sono rari, sono... Cioè, comunque è andato così. Parte il punto. Ho capito, ma poi la parte finale come si è fatto a integrare? Allora, cioè, io mi sono aiutato. Si è spersonalizzato, integrato. Non è semplice, è una cosa. È facilissimo, in un certo senso. Sì, facilissimo per voi. Ho avuto una testimonianza precisa dalle memorie del dottor Heller, che è il suo medico curante, molto intimo. E Heller dice: purtroppo io non sono musicista e non vi posso dire niente su questo finale, ma l'ho sentito suonare. L'ha suonato con mani tremanti, cito testualmente, ma ferme, questa parte finale. E dice, vede, mi diceva Brooklyn, mi diceva il maestro, io ho dedicato la settima sinfonia al grande mecenate protettore delle arti Ludwig II di Baviera. Ludwig, famoso Ludwig. Ho dedicato l'ottava alla più grande autorità terrena che io conosca, Francesco Giuseppe. Ho dedicato la nona a Dio. Quindi, questo finale riprenderà il Te Deum. Io ho scritto un bellissimo Te Deum, Laudanus. 15 anni prima della nona, e disse vede, io finirò con questo inno di lode a Dio ripreso dal Te Deum, insomma, e quindi mi ha facilitato un po' la cosa. Praticamente l'ho imitato e ho preso, faccio il grande corale, e quindi praticamente Dio ha fatto, lui fa il suo testamento, come vi ho detto prima, Cristo ha scelto voi per fare una cosa del genere, magari sì, e quindi in giro si sa quando viene interpretata si dice comunque che la parte finale l'avete fatta voi. Sì. È una grande... Sì, ho preso il non confondere dal Te Deum, che sì, era inevitabile. Comunque, Anton Bruckner, poi, come si vede, che sicuramente era cattolico e non era massone, perché non è di grido, non si sente massone, mai. Ma quando mai? Infatti, cattolico apostolico romano. Cioè... Sì, era un uomo straordinario. Lo cerchi? Ma adesso sono curioso pure di ascoltare la nonna di Bruckner con... Sì. Finite da voi. Naturalmente è un mattone spaventoso, perché dal primo tempo scherzo, che è bellissimo, adagio meravigliosissimo, e finale dura 1:30. Ma mi dica una cosa, maestro, ma quanti minuti è composta la sua parte finale?
Perché quella c'è un inizio, quanti minuti dedicati? Direi un quindicino di minuti. Gli ultimi 15 sono, sì, i vostri. Forse un po' meno, forse 12 minuti. Comunque è stata una cosa strana. Cioè... Però attenzione, non ho messo soltanto la coda finale, sì, sì. Ho aggiustato un po'. Cioè... L'ha dovuto un attimo adattare, no? Sì, sì. No, ma mancavano proprio le pagine, mancavano. Poi lui poi era in crisi anche di salute perché non stava bene. Poi, in fin dei conti, aveva 72 anni quando è morto. Sì. Sembrava un vecchio di 90 anni, erano altri tempi. No. Anzi, 72 anni era anziano. No? E 72 anni stava. Cioè, chi campava fino a 72 anni era. È così, eh? Era fortunato a quel tempo. Era fortunato. E lui, diciamo così, insomma, ha lavorato. Ed era talmente indeciso di quello che fare che ne ha scritte 6 di versioni di questa finale totale. Quindi io ho messo. C'ho degli esemplari. Ah, interessante. Lupus in fabula. Sono qui per caso. Pensa sono, tu. Sono le foto statiche dalla biblioteca di Vienna. Ah, ecco. Non tutte, parte. Allora, lui queste 6, io addirittura facevo le copie vere, poi le mettevo a terra, le mettevo in fila, da qui a lì prima versione, poi a fianco, da qui a lì seconda versione, e poi tutte le 6 versioni. Quindi lui aveva fatto le versioni finali, soltanto... No, non di tutto, ma della... Un momento, stiamo parlando del finale. Io ho fatto il finale del finale. Ecco, appunto. Però il finale ancora è stato tutto ricostruito da me, tutto. Che molte pagine non erano orchestrate, cioè tu trovi una traccia pianistica così, e poi devi inventarti l'orchestra, che non è un'orchestra, non è un'orchestra enorme, però c'ha, è un organico notevole, la vuole sentire? 3 sì. Flauti, 3 oboi, 3 clarinetti, 3 fagotti, lo facciamo sentire ai nostri spettatori, 4 corni e 4 tube, lo facciamo sentire ai nostri spettatori, poi passiamo alla parte del direttore d'orchestra e poi niente, poi una massa d'archi imponente. È un grande castello sonoro, però insomma va bene. E questo qui come compositore, giusto? Sì. E diciamo che ha fatto altre composizioni e sì, poi... Sì, naturalmente ho scritto un sacco di cose. No, dicevo poi, come è diventato direttore d'orchestra, come si è concentrato poi, non come è diventato, no, come... Ho vinto dei concorsi, sì, e poi, però... uno non può campare con la composizione, è un po' difficile, a meno che uno non cominci a fare musica di cassetta cinematografica, allora prendi i soldi, ma così è un po' difficile. E quindi... Ho scritto però... Piano piano mi sono anche aumentato il mio parco pezzi, perché io ho scritto 17 opere. 17 opere? Sì, 17. Quello, il predestinato è la 17esima. Ah, quella di cui stavamo discutendo. 17 opere. Non sono poche, di cui 9 rappresentate. Pure. Quindi diciamo che poi vari pezzi da camera, pezzi sinfonici, pezzi sinfonico cuore, in piano alla fine quante composizioni ha fatto, se lo ricordo? Dovrebbero essere all'incirca un 400. Sì, almeno così, 400. Così risulta dalla SIA. Ma in tempi moderni, in tempi contemporanei non è una cosa, e non è poco, perché non credo ci sono tanti che fanno tutto queste composizioni. Niente, non è poco per niente. Beh, comunque voi siete il classico esempio di cui si può essere artista, sì, si può essere, ma bisogna passare attraverso la cultura e essere colti e conoscere la essere colti a 360 gradi, che lei che voi avete assorbito, di cui siete stato imbevuto, perché nella famiglia dove vi giravate, quindi si parlava di letteratura, di politica, di filosofia e di musica, e quindi alla fine la musica è stato il punto terminale, diciamo, di tutto quello che di tutte le cose che vi sono state messe dentro, insomma. Esattamente. Cosa che oggi sarebbe impensabile, insomma. Sì. Parliamo un po' adesso della direttore d'orchestra e come è iniziato, e poi il fatto delle bande. Il direttore d'orchestra, chiaramente, il mestiere del direttore d'orchestra è un mestiere naturalmente finto, è stato creato artificialmente, perché originariamente il compositore stesso dirigeva le sue opere. Ah, ecco. Allora questa esistenza di un tramite è stato un pericolo, un grosso pericolo.
perché il compositore ha un'idea precisa del contenuto che deve mettere in mostra e il direttore d'orchestra molte volte no. Chi glielo dice? Lo deve ricavare dalla carta, dall'ascito del compositore. Il compositore fa un testamento, cioè scrive un pezzo, muore e lascia questo pezzo stampato. Il direttore d'orchestra non conosce il compositore che è morto, dà la carta stampata, cerca di ricostruire il contenuto effettivo del pezzo. Ma tante volte essere interprete è una grossa responsabilità. Eh sì, anche come nel canto, no? Se io la sinfonia in sol minore di Mozart la concepisco così. Scusa. E se un altro concepisce, io... due cose completamente diverse. Due musiche diverse. Ma un tempo si suonava così. Chiedo scusa per le note sballate che ho fatto, sono un po' emozionato. E spensierato. E che drammatico. Il discorso che facevamo prima. Il primo pezzo era a tipo da Landella dove la musica era gioia. Poi dopo... in posizione culturale e politica ci hanno dovuto ficcare nel labirinto dell'oscurità con la musica che adesso noi ascoltiamo. Esattamente, vede che c'entra molto. Esatto. Prima, quindi rientra in gioco il Settecento napoletano che rapporto ha avuto mai con il Settecento napoletano come compositore? Ho diretto con grande diletto il matrimonio segreto di Cimarosa. Si è divertito? Bellissima, bellissima, straordinaria. Ho suonato tanti anni prima, ma neanche tanti, un'opera magistrale di Paisiello, il Re Teodoro. Bellissima, a suonarla è una festa. Vedi, bellissima. Ed è il primo, e somiglia, perché poi la cultura dell'allegria, è perché l'ideologia, l'uomo tetro, il nichilismo ci doveva portare nell'abisso del nero. Ed ecco che la musica è cambiata, ecco perché non mi sbaglio, maestro. No, esattamente così. E quindi, ma mi dica una cosa, adesso quando si fa composizione, ormai loro dicono, danno un indirizzo molto, molto rigido sulla composizione. Cioè, se uno oggi volesse fare, se uno volesse fare una composizione basandosi sul Settecento napoletano, lo fanno fare? Uno può fare quello che vuole. Adesso c'è il postmoderno, uno ha la massima libertà di espressione, può fare quello che vuole, però resta il fatto... Ma per campare? No, per campare devi far musica commerciale, se no niente da fare. Ho capito, no, ma pure nell'indirizzo dei conservatori c'è un indirizzo ben preciso sulla composizione. Beh sì. Quindi quello è politica quella. Quella è... Ma è sempre stata così la politica, diciamo, culturale della musica, perché a un certo punto hanno pensato che è bene che il musicista sia in una torre d'avorio a scrivere pezzi astratti che piacciono soltanto a una stretta conventicola di persone. Questo è il discorso. I pezzi veramente popolari che arrivano, io mi sforzo di fare questo. Maestro, allora non è che non voglio sempre tornare sul Napoli il discorso. Ma alla fine la musica colta napoletana era anche per il popolo, da cui nasce l'opera buffa, da cui nasce che poi nasce dalla musica popolare, che è quella colta. Ma hanno trovato la quadratura del circo. Però era per tutti, non per i salotti. Ma è la quadratura del circo. È quello. Caro mio. Cioè, quindi ecco perché la cultura vera che nasce dal basso, non decisa da Giacobino. Io non sono divinista. E questo sono io da ragazzo. Avevo appena preso il flauto in mano. Mi dica una cosa, quindi per tornare al discorso del direttore d'orchestra, quindi ha cominciato a fare direttore d'orchestra, giusto? Sì. Ma per quali, dove? Ma dappertutto. Sono stato anche direttore stabile dell'orchestra dell'Aquila, perché ho preso il posto di insegnamento al conservatorio. Sono stato 18 anni all'Aquila, sì. Ah, quindi faceva il direttore d'orchestra? Anche, perché c'era l'orchestra locale. Quindi, per il resto andavo a dirigere, in Italia a quel tempo c'erano quattro orchestre sinfoniche formidabili, quella di Torino, della RAI, quella di Milano, della RAI, quella di Roma, della RAI, e quella dell'Alessandro Scarlatti, della RAI, di Napoli.
Io ci andavo regolarmente, una dopo l'altra. E come nasce il vostro rapporto con le bande? Poi parliamo del mondo Sì, bandistico. allora, il rapporto con le bande nasce da un caso assoluto, che mi hanno chiesto di sostituire un direttore che se ne andava per ricostituire la banda ed eventualmente passarla in altre mani. Io ho detto sì, sono stato lì un anno, ho lavorato. Quando è finito l'anno? Dove questa banda? Dov'era? Monte Scaglioso. Ah. Monte Scaglio. Arrivati alla fine dell'anno, mi hanno pregato di restare. E arrivati alla fine dell'altro anno, mi hanno pregato di restare. E quanti Così. anni ha fatto direttore del Tre BA? Ah, anni lì, a Monte Scaglioso. Poi mi chiamò Enzo Blacco, a Lecce. Io già lo conoscevo, è un grande galantuomo. Mi chiamò e feci altri 3 anni con Lecce. Poi trovavo che 180 giorni all'anno di feste erano un pochino troppe, francamente. Si partiva a Pasqua e si tornava a ottobre, non potevo fare una cosa così, perché mi tagliava le gambe. Io sono appassionato di banda, ma mi tagliava le gambe per le altre attività. Non E mi dica una cosa, so se mi differenza? spiego. Sì. E quindi ho lasciato. Quante bacchette, quante funzionano? Bacchette d'oro, come funzionano? Bacchette d'oro, come si chiama? Le bacchette d'oro, Quante ne ha vinte? 3-4, sì. Con la banda di Aerano? Quella di Montescaglioso, quella di Ailano e quella di Lecce. E poi parliamo del mondo delle bande che è tipicamente del regno, ma che differenza c'è tra la musica bandistica e quella, diciamo, che può essere quella di San Carlo? C'erano delle, è la stessa cosa Ma no, oppure... la musica bandistica ha un repertorio particolare Che... perché gli strumenti non sono quelli tradizionali di teatro, non ci sono gli archi, ci sono solo fiati, ma è nobilissima lo stesso, il materiale musicale di alto livello. Dipende. Secondo me fare steccati nella musica No, io dico, parlo solo di differenze, più che altro. Mo, non già il c'è. fatto che mi ha detto mancano gli archi, questa è la differenza, che poi a questo punto diventa pure più difficile farla. Altro che. Perché poi dobbiamo anche immaginare che spesso le bande noi le vediamo Dimmi, ci sono la appassionati. sera, ma andare dietro la processione non è uno scherzo. Esatto, alla sera sono tutti sfiancati e sono degli eroi, sono dei martiri che riescono alla sera a fare dei bellissimi concerti. Andatevi Ci vuole a tanta passione. fare. Tanta, tanta, tanta. E soprattutto poi è anche una forma di scuola per i più giovani che si avvicinano alla musica. Assolutamente, ma abbiamo imparato tutti a suonare in banda. E allora, maestro, parliamo un po' del mondo delle bande. Io ho scoperto, ecco, ho mandato quel libricino che veramente è una cosa insignificante. Lì ho scoperto invece che non pensavo che alla fine anche le bande erano un prodotto napoletano, soprattutto Sì, sviluppato dai Borboni al fine Settecento, assolutamente, che assolutamente. voleva portare la musica del San Carlo in tutto il In regno. tutto il regno, sì, esattamente, esattamente. Erano saggi, E c'era il longevi boom, all'epoca. e ci fu il boom dell'apertura di tanti teatri. Sì. A Napoli, quanto mi risulta, c'erano 1.000 fabbriche di pianoforti. Sì, poi vi dico il discorso dei pianoforti quali sono. Pazzesca sta cosa. Sì, quindi queste bande quindi nascono, poi alla fine abbiamo scoperto che a Napoli, cioè nel Regno, ebbe il grandissimo sviluppo. Cominciò in Romagna, però poi fu abbandonato, fu i Borbone che lo portarono, che lo affiancarono alla musica popolare, perché la musica sacra, prima si faceva la musica popolare, poi alla fine ci furono le bande che la seguivano. Esattamente. Quindi ci fu una vera e propria Boom. boom, Eh sì. con l'apertura di teatri in tutto il Regno. Sì. E perché voi state in terra di lavoro oggi, Venafro era terra di lavoro, Sì. Morricone comunque era terra di E lavoro, come no? Gazzellone terra di lavoro, Come qui ci sono stati grandi compositori di bande come Sopone Pagano, poi c'è un altro compositore di Gallinaro che adesso non ricordo il nome, altri di Casa Pulla, grandissimi Sì. compositori, Monte Roduni, grandissimi musicisti di bande, ma poi perché secondo voi si è sviluppato tantissimo in Puglia? Ma la Nelle Puglia, Puglie, perché le Puglie sono tre. poi diciamo che l'orografia, diciamo, è un fatto proprio materiale, tutta pianura. Si viaggia bene, Ah, ci si ecco. sposta bene, è un fatto geopolitico, Perché no? fa. Geo. Ecco qua, avete Capito? detto giustamente Capito? geografica, perché pure nel nostro meraviglioso terra di lavoro qui nel Matese a fare le bande in salita e discesa, sti Diciamo. poveracci Invece si lì distruggono. c'è una gigantesca pianura, il tavoliere che arriva fino agli estremi. Al tacco. Sì, ma poi le bande si spostano facilmente, poi, e poi anche il talento.
è un popolo che ha un talento naturale. Infatti tutti, poi sono tutti figli della scuola napoletana, Paisiello era Tarantino, tutti andavano a Napoli, che poi tutti alla fine tutti passavano per Napoli. Sì. Perché giustamente era la capitale della musica, è sempre stata altro Napoli. Che la capitale europea della mamma mia, che brutta fine che abbiamo fatto. Quale? Ma eravamo una capitale europea musicale, ma che brutta fine. Che... Ma ancora, maestro, il problema ancora lo è, sai perché? Perché è l'unico posto al mondo dove ancora si produce cultura dal basso e non viene calata dall'alto. Qua, eh? A Napoli, sì, anche qua. Io parlo a Napoli, parlo del Regno. Lasciate perdere che ancora... gli altri, ecco, continuiamo al discorso di prima, impongono la cultura a tutti i livelli, l'avanguardista, tutto... dall'alto per pochi intimi. Ma alla fine, quando hanno bisogno, vengono sempre qua giù a prendere le cose e a portarsi. Quindi ancora oggi è così, è che non viene più alimentata. Il padre Mozart portò Mozart a Napoli, che diceva che in tutta Europa c'erano 4-5 maestri di musica, solo a Napoli c'erano 300. Quindi... Mamma mia! Che i conservatori nascono a Napoli. Sì. Quindi 60, perché poi ci fu anche, ho letto pure che praticamente poi la capitale da Napoli imponevano che i teatri non potevano essere costruiti senza non superare il pubblico, il 3% della popolazione degli abitanti. Della via, perfetto. Sì, che lui, l'autore, ha detto no, perché non voleva superare San Carlo. Invece no, secondo me era giusto che era tutto essere proporzionato alla popolazione. Che tu fai una cattedrale del deserto, no, a che come serve? Come erano saggi, lungimiranti, lasciamoli perdere. Lasciamoli stare, però. Mi hanno parlato tanto male di questi ma tanto regnanti. Ma il tempo è galantuomo, maestro. Sì. Il tempo è galantuomo. Io li paragono ai regnanti piemontesi. Quella specie di... Ah! Non dico. Paragone, no. C'è nel senso del discorso. E all'alter ego. All'opposto. Mamma mia, gentaglia. E maestro, poi ho visto che parecchi grandissimi compositori sono passati da Napoli e per le bande. Sì, naturalmente. Cioè, alla fine era una specie di vivaio, di scuola, di formazione, la banda. Vicino al popolo e vicino alla sensibilità normale, che è una cosa importante. Perché, ripeto, noi nel Regno il popolo è sovrano, realmente, non come cittadino. Ah, quindi, perché ho visto Rossini, Mercadante, Donizetti, tutti passati per le bande. Sì, lo so. Ma si sente anche per diciamo, la struttura generale, una maniera di pensare particolare, no? Poi i fiati che spiccano nell'orchestra, in ogni caso, si vede proprio che nasce proprio da lì. Il maneggio degli strumenti a fiato, del clarinetto specialmente, nasce dalla banda. Ho capito. Nasce dalla banda, è incredibile questa cosa. È una cosa eccezionale, quindi voi anche lì avete messo il vostro... Sì. Ha fatto delle composizioni per banda? Io ho fatto un bel lavoro per clarinetto e banda. Ah. Sì, 9 variazioni per clarinetto e banda, cioè, è stato un bel successo, è stato seguito anche in America, l'hanno fatto. Che poi le bande sono andate in crisi dal punto di vista della qualità, anche loro con l'Unità d'Italia, perché poi fu usato dal sistema per poter cancellare la musica popolare, e quindi cercando di usare la banda, usano la banda per cercare di cancellare la musica popolare, perché però hanno fallito in quello e in quello, perché poi delle bande, poi abbiamo avuto, cioè è sempre stato... Poi è diventata ridicola quando è diventato il simbolo del fascismo. No, vabbè, che c'entra. Ma tutti i regimi sono così. Devono vivere, devono... Devono aggrappare alla propaganda. Sì. E quindi le bande... Quindi possiamo stare tranquilli, perché fino a quando stanno le bande ci sarà sempre... Speriamo. E vabbè, qua giù ci saranno sempre, perché la fede è qui ancora, il nichilismo ancora non ci ha proprio assorbito. qualche esperienza particolare, in un'esperienza di banda in questi paesi che vi è rimasta impressa, umana, che dice qua mi è successo questo, è stata particolare, che cosa ci può raccontare? C'è un sacco di aneddoti potrei raccontare, sì, ma la cosa bella è quando incontri le persone per strada che ti parlano dei pezzi che hai diretto. Gente comune, sì, tranquillamente. Quindi anche questa è un altro, allora, e poi c'è una, ma anche pezzi rari. Allora, io facevo un ringraziamento finale, l'avevo costruito io, cominciavo con l'inno di Mameli, a dire il vero cominciavo con Così parlo Zarathustra di Strauss. Però l'inno più bello è quello di Paisiello, delle Due Sicilie. Decisamente, avevo scritto varie cose tutte insieme e ho trovato una persona che ha riconosciuto i pezzi, i brani sinfonici. Come sua nonna. Sì, sua nonna. Pazzesca questa cosa, pazzesca, sì.
Però devo dire una cosa, che alla fine le bande è anche un arricchimento umano incredibile, perché stai in mezzo alla gente, il popolo. Trova delle, non credo che sia impagabile dal punto di vista di Ah, rapa. sicuramente uno è una scuola di vita, è una scuola artistica di vita, in un senso. Perché io dico sempre, il San Carlo che va nella gente comune, la gente più semplice. Sì, come no, come E quindi possiamo dire che la gente napoletana, gli abitanti del Regno, è gente sempre colta. no. Ma io dico che il napoletano è sempre un principe decaduto, li definisco così io. Ma secondo me non è mai, ancora non è mai decaduto. Io Ma parlo decaduto in questo senso, cioè se, perché anche il popolano. E è molto colto. sa sempre di principe, Ma è non molto la razza colto a livello di musica. principesca. Cioè, secondo me la vera cultura è la conoscenza della storia e della musica, Beh, oltre che così. della È matematica. così, è così. Perché nella filosofia per me finisce con Vico, vai nel soggettivo, quindi lì hai bisogno di critici, quello di chi ti porta. Ma Permettetemi. il sublime sta in queste forme d'arte e cultura, Esatto, secondo esatto, me. esatto. Concordo. Perché la cosa più importante è quella. Poi la musica si può, è difficile, o è bella o non è bella. Vero, vero. Cioè, non come adesso, è diventato un calderone dove ci ficcano tutto, Purtroppo, è una cosa triste. No, purtroppo. maestro, vi dicevo, c'è un carissimo amico che forse voi conoscete, Johnny Perilli, no? Di nome, sì. Sì, che suona grandissimo, suonatore di ciaramella, di sassofono, quindi diciamo musica, non musica d'opera, però musica importante del popolare. Che mi diceva che lui in passato faceva, d'inverno, quando si suonava di meno, lo chiamava a Roma, la più grande negozio di strumenti musicali a Roma, per accordare i pianoforti. E lui diceva, e questi sono i tempi di oggi, che praticamente quello che verso gli ultimi anni diceva, guarda, non ci sta più niente da accordare, Beh, in perché effetti. prima si vendevano, vendevo dai 90 ai 100 pianoforti l'anno, quindi una media di anche di 10 al giorno. Poi adesso se ne vendo 3 in un anno, è grasso che corre. Così è. Sì. Ecco perché, Stupefacente. ma perché prima, maestro, perché prima io credo di essere l'ultima generazione che è cresciuta con mio padre, che mi diceva, se vuoi fare i soldi studia. E quindi sì, avevamo l'enciclopedia in casa che nessuno mai sfogliato, tutti volevano cambiare il pianoforte ai propri figli per fargli. C'era il Sì, sì, pensiero sì. che la vera ricchezza, Sì, l'emancipazione sì, 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 sì. era il riscatto sociale, la cultura. Quindi con me il pianoforte. Oggi non è più così. Non è più così. Oggi è l'epoca delle cose elettroniche, Cioè l'elettronica che modifica le musiche, che si sì. aggrappano. Poi l'intelligenza artificiale scriverà la musica per noi e saremo fritti. Ma non, io Dice. credo che invece l'intelligenza artificiale ci porterà a ripartire. Forse. Sì, giù all'abisso, in È fondo, l'abisso e che conosco, perché non sarà così. risaliremo. Certo, il problema è oggi, per esempio, ho saputo che i più grandi fruitori della musica nostra sono i coreani. Sì, come no, gli orientali, Sono ma impazziti anche i cioè, giapponesi, ma gli anche i cinesi. orientali vengono da noi, cioè, a Napoli sono di casa per Sì, 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 acquisire sì, sì, sì. scuole di canto, tutto. E ha mai poi fatto, col canto, che rapporto ha avuto? Con il canto? Io amo i cantanti, ho lavorato molto con i cantanti. Quando faccio le opere, io li prendo per mano e li guido nota per nota. Qualche cantante famoso che possiamo dire? Ho lavorato con Cioni, ho lavorato con questo bravissimo, come si chiamava, questo baritono toscano formidabile. Adesso non mi viene il nome. E insomma, con Protti, ho lavorato con Protti Dice che era molto tanti bravo quel ragazzo catanese che purtroppo è morto qualche anno fa. anni. Sì. Era molto bravo. E il futuro di Maestro Samuele qual è? Futuro mio? Ma niente, sto scrivendo ancora. Che farà come Bruckner? Fra cento Lascio anni, qualcosa in computer. cento Lascerò anni, qualcosa di computer. cascerà la testa fra 100 anni sullo No, spartito. no, 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 sarò attento a non lasciare nulla di incompiuto, così non la tocca nessuno. Però secondo me è bello lasciare qualcosa di incompiuto. Vero, sì. O no? Sì, è una specie di torso.
Insomma, una specie di testamento, di, sì. Di lasciare i posti, non mi sbaglio? Sì, sì, quello che ha fatto Brooke, esattamente questo. Forse quella è stata la vostra, cioè, secondo me è bello lasciare l'incompiuto. Sì, sì. Che voi che dite? Va bene, io maestro, io vi ringrazio di questa chiacchierata, ci avete onorato di questa, di questi 50 minuti di chiacchierata. Abbiamo scoperto qualcosa in più sia della musica, delle bande e soprattutto del maestro Nicola Spero di ed, aver, ed è una spero di scoperta non aver, di non aver annoiato. No, veramente la noia, spero che noi siamo stati alla vostra altezza, sinceramente, perché non pensavo di stare di fronte a un personaggio di questa portata, veramente, veramente siete un monumento, un gigante contemporaneo, sì, vivente. Grazie ancora, arrivederci. Buona serata a tutti.